Il tempo previsto per questo weekend non lascia ben sperare, ma noi non ci lasciamo scoraggiare. Infortiamo la moto e partiamo. La prima fermata la facciamo a Urbisaglia per visitare dall'esterno la bella rocca risalente agli inizi del Cinquecento. Proseguendo la strada incontriamo un bel sito archeologico romano. Il cielo si fa sempre più minaccioso, ma non ci spaventa. Lungo la strada intravediamo il castello dell'Arancia, risalente all'XI secolo e completato nel XIV. Ci giriamo attorno in moto e ci infiliamo in quella che sembra una strada e che si rivelerà invece una pista di fango molle. Con molta difficoltà riusciamo ad uscirne in piedi, con gli pneumatici spariti sotto uno spesso strato di fango. Dopo questo brivido riprendiamo la strada tra verdi colline e affascinanti borghi sulle cime dei colli. Cominciamo a salire verso la piana di Castelluccio. Non è il momento della fioritura, ma vogliamo vederla lo stesso. Notiamo subito l'innaturale colore ruggine degli alberi. Non è autunno, è primavera e le foglie dovrebbero essere verdi. Avvicinandoci di più agli alberi, scopriamo con sgomento che tutti i nuovi germogli sono stati bruciati da un'improvvisa gelata. Povere piante, dovranno rifare tutto da capo. Visto il tempo, decidiamo di non fermarci in paese, tanto ci ritorneremo per la fioritura. Riprendiamo pertanto la strada che ci porterà ad Amatrice. Sul passo incontriamo anche la nebbia e un po' di pioggerellina. Il paesaggio in questa cupa atmosfera ha comunque il suo fascino. I colori risaltano nel grigiore del pomeriggio. Siamo finalmente alla meta del giorno, Amatrice. Ci pregustiamo già l'ottimo piatto di pasta che sicuramente ci mangeremo più tardi. All'uscita del Bed and Breakfast facciamo la conoscenza di una coppia di motociclisti romagnoli con i quali, a sorpresa, passeremo una fantastica serata scoprendo un'affinità veramente speciale, a partire dal nome di lei, Brunella lei e Brunelli noi. Ora che stiamo montando questo video, non possiamo non mandare un forte abbraccio agli abitanti di Amatrice, colpiti dal devastante terremoto e ora dalla neve e dal freddo che flagella la zona e al mitico Hotel Roma che ora non esiste più. Siamo al secondo giorno di viaggio. Anche oggi il tempo lascia a desiderare, ma noi siamo felici lo stesso. La strada per Campo Imperatore passa lungo la sponda del lago di Campotosto, il secondo bacino artificiale più grande d'Europa. Vengono i brividi al pensiero che la diga si trovi sopra una faglia, in una zona altamente sismica.
Saliamo verso Campo Imperatore, passiamo per il valico delle capannelle e, sempre con la cappa minacciosa sopra la testa, guidiamo verso la meta. Arriviamo nella piana con qualche sprazzo di sereno. Puntiamo verso Campo Imperatore immerso nelle nuvole. Saliamo in quota ed entriamo nelle nuvole. La pioggerellina è fastidiosa e fa freddo. Due foto, posizionamento dell'adesivo del gruppo Nord-Est e saliamo in sella per ritornare nella piana a goderci quel poco di sole che c'è. Dopo una breve sosta quasi al sole, scolliniamo per il passo di Capo la Serra. Passiamo per Castel del Monte e in lontananza scorgiamo una rocca che, al volo, decidiamo di visitare. Si tratta di Rocca Calascio. Il posto è veramente magico. La bella rocca da poco restaurata, i paesaggi che si scorgono dalla sommità, l'atmosfera d'altri tempi. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? A casa avremo la conferma di quello che pensavamo, e cioè che questo sito, assieme a Castel del Monte e la Piana del Gran Sasso, sono state le location per la realizzazione del cult movie Lady Hawk. Passiamo per L'Aquila, ancora profondamente ferita dal terremoto, e successivamente, per strette stradine di montagna, laghi e colline, arriviamo a Rieti per la notte, ma non prima di aver dovuto infilare le tute da pioggia.
pigeon moan, what does your power lie? As you moved across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moan? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moan took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move? Dopo aver visto i ruderi del ponte romano e fatto una passeggiata in città, è ora di andare a letto. Way too soon, what have you done? Cajun moon. Oggi splende un bel sole e si comincia a rientrare verso casa, passando per la splendida Toscana. Tra sprazzi di sole e qualche nuvola arriviamo a Pienza. L'antico borgo merita senz'altro una bella sosta. Con difficoltà parcheggiamo e iniziamo la visita. Lasciamo Pienza soddisfatti. Il tempo non ci dà tregua, ma non piove. E questa è la cosa più importante. Ad Asciano ci fermiamo per il pranzo, ma non merita la visita. Si può passare tranquillamente senza fermarsi. Da qui però inizia un pezzo di eroica e noi non ce la lasciamo sfuggire. La strada si snoda tra colline ineguagliabili e nonostante qualche goccia di pioggia, noi ci godiamo il panorama. Tanto, prima o dopo, l'eroica la faremo interamente e con il sole. Siena la passiamo all'esterno. La nostra meta principale è San Gimignano, che ormai è molto vicina. Eccoci arrivati. Siamo a San Gimignano. Ci inoltriamo nelle stradine in pieno centro storico. L'albergo è situato proprio nella piazza principale, in zona esclusivamente pedonale. Dalla finestra della camera possiamo ammirare la splendida piazza con due delle massicce torri che caratterizzano il bellissimo borgo. Dopo aver scaricato i bagagli, ci prepariamo per il pomeriggio e la serata nei vicoli di questo fantastico borgo, sicuramente uno dei più belli visitati.
Le vie sono ancora densamente popolate dai turisti mordi e fuggi. Attendiamo con trepidazione il momento in cui la massa se ne andrà e noi potremo goderci in tutta tranquillità le magiche atmosfere dei vicoli solitari e silenziosi. È stata una visita veramente appagante. San Gimignano è un borgo che resterà per sempre nel nostro cuore. È il giorno del rientro. Recuperiamo la moto dallo sgabuzzino dove gentilmente ce l'hanno fatta parcheggiare e prendiamo la via di casa. A car's in for a break job. Be ready in a while. Something about the waitress made me think about your smile. I tip her a 10 spot and I try to read her name. I'm just an old long hauler, a grinder at the game. Heaven knows the highway since we've been apart, but my heart don't feel like leaving, or you won't leave my heart. Now and then I might take a little something for pain. But there's nothing much for heartache. Questo è stato un giro particolarmente bello. Nonostante il tempo non sia stato splendido, abbiamo visto posti incantevoli. Alcuni non li rivedremo mai più com'erano. Abbracciamo forte tutti gli abitanti di Accumoli, Castelluccio ed Amatrice e tutti gli altri paesi colpiti da questa immane tragedia. Che Dio vi assista, perché spesso gli uomini di potere hanno altro a cui pensare.